Quindi, nelle altre cose io ho parlato prima e voglio anche ringraziare quelli che hanno parlato prima di me perché contribuiscono alla mia crescita di sapere, perché ci sono un sacco di cose che non so sui comportamenti da tenere su un social network dal punto di vista della comunicazione, come migliorare la comunicazione, eccetera. Quindi io veramente sono interessata e mi dispiace che io alle 4 devo partire perché perdere no, non scappo assolutamente. Allora, vi parlo di tecnologia, mi sembra una cosa molto più terra terra di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Però sono qui per chiarire cosa significano termini per ora. In prima battuta alcuni termini che sono stati detti stamani, ma c'era qualcuno che aveva il dubbio su browser, non so se è chiarito che cos'è un browser, ma un altro dubbio che secondo me andrebbe chiarito è che cosa vuol dire georeferenziazione, no? Cioè si parla qua di georeferenziazione, ma che vuol dire? Allora, se andiamo sulla pagina di Wikipedia, vogliamo provare Wikipedia della Certosa. Non le trovo più le pagine, mi si sono spostate più. La pagina di Wikipedia della Certosa, sì, però vabbè. Allora, qui ci sono questi numerelli che sono la latitudine e la longitudine. Lì c'è questo qua, sì, coordinate. Allora, quasi tutti i contenuti di Wikipedia hanno questa informazione associata, queste coordinate geografiche. E queste coordinate geografiche sono anche qualificate dal punto di vista informativo, cioè c'è scritto che sono coordinate geografiche all'interno del testo, d'accordo? Allora, questa è la georeferenziazione, tutto lì, no? Allora, tutto lì però è una cosa potentissima perché permette di posizionare questo contenuto sulla mappa, no? E permette di realizzare delle applicazioni che sulla base della posizione delle persone le fanno circondare dalle informazioni sulle cose che ci sono, su beni culturali, sui negozi, su imprese, no? Quindi le applicazioni basate sulla georeferenziazione ti mostrano il territorio che sta intorno a te, no? Sulla base di tecnologie che sono disponibili sugli smartphone, perché sul smartphone, su quasi tutti gli smartphone c'è una cosa che si chiama GPS, che vuol dire Geopositional System, che calcola in che posizione più o meno, con un errorino di una decina di metri, in che posizione è la persona. Quindi la georeferenziazione è questa. No? Quindi è il confronto della posizione della persona con la posizione dei contenuti. Quindi, le cose sono molto più semplici di quello che si pensa. Adesso passiamo ad altri concetti che sembrano strani. Si parla di Web 2.0, no? Ora, per le persone molto giovani, il Web 1.0 ma ancora non conosciuto, no? Io che sono migrata digitale, come si dice, cioè una che è entrata nel mondo digitale man mano che nasceva, man mano che cresceva, ho visto la trasformazione da Web 1.0 a Web 2.0. Web 1.0 era il web dove io dovevo andare a cercarmi i contenuti, dovevo navigare per andare a trovare i contenuti e se ero fortunata lo trovavo, no? Web 2.0 è un web che i contenuti me li propone in base al mio profilo, a chi sono, no? Per esempio Twitter, no? Vabbè, è uno strumento social network, quando io entro su Twitter mi fa vedere i tweet delle persone che io seguo, cioè quelli di cui io sono follower, scusate, e io vedo i loro tweet. Non mi presenta
solo quelli che voglio seguire. Se uso un hashtag mi fa vedere quelli, quindi è l'applicazione che si rivolge al mio profilo, che vado determinando ogni volta. L'hashtag è una definizione del mio profilo, voglio vedere di tutti i twister, no? Quindi il web 2.0 è un web interattivo, no? Che è stato caratterizzato dall'ingresso di Wikipedia. Wikipedia è questa grande enciclopedia collaborativa, no? È un web collaborativo, sì, collaborativo, e è un web che mi fa vedere le cose legate al mio profilo. Web 3.0, questo versionamento del web, no, giusto per fissare i termini, perché poi uno arriva e dice, ah, web 2.0, qualcuno non capisce. Prima che esco web 3.0. Allora, una delle cose principali che c'è nel web 2.0 è il cosiddetto semantic web. Poi ve li dico, il web delle applicazioni che fanno uso della georeferenziazione e il web della realtà aumentata. Ora io dico tutte queste parole, però ci sono delle applicazioni che potete trovare, a parte semantic web che è una cosa un po' complessa, che si possono trovare comunemente. Ieri sera ho dato qualche informazione a degli amici con cui abbiamo cenato, cioè, insomma, qui eravamo vicini durante la cena, e per esempio una che è abbastanza famosa, che è realtà aumentata e georeferenziazione, si chiama Wikitude, no? È una applicazione, è molto carina, Wikitude. Si prende lo smartphone, si punta su un oggetto anche in una direzione e l'applicazione ti dice guarda, a 30 metri c'è questo oggetto, a 50 metri c'è quest'altro oggetto, e nel contempo tu lo vedi perché hai attivato la telecamera. Sì, sì, perché diciamo questo, allora fino adesso questa capacità, no, di essere geolocalizzato grazie al GPS eccetera era una caratteristica su Facebook come app o su Facebook come app, vabbè, quindi anche Facebook ha introdotto delle applicazioni legate alla realtà aumentata. Ora io sono qui per spiegarvi le parole tutto sommato, magari entrare in dettaglio su qualche cosa, perché ci sono tantissime, cioè tantissima carne al fuoco sull'argomento, quindi è quasi impossibile affrontare tutti gli argomenti. Posso azzardare anche un attimo, diciamo, il semantic web. Cerco di spiegarlo in poche parole che cos'è. Il semantic web parte dalla rappresentazione dei dati. Diciamo, quando si mette un'informazione, un contenuto su internet, si mette del testo libero, giustamente. Affinché un'applicazione software capisca questo testo che si mette su internet, è meglio collegare questo testo a delle definizioni. Ieri sera facevo un esempio: se io metto le informazioni legate a un libro, il titolo, l'autore, è meglio se io ci scrivo questo è il titolo e questo è l'autore, no? Allora il semantic web mette a disposizione, adesso sarò breve perché ripeto non ci sono tempo in mano, mette a disposizione dei linguaggi, degli strumenti per qualificare i contenuti, per dire di che cosa parlano i contenuti, che cosa sono quei contenuti accanto, no? Per cui i computer possono, i programmi software possono capire questi contenuti e comportarsi di conseguenza. Avete tutti notato che Google è migliorato come motore di ricerca, cioè non è più come 5 anni fa, 6 anni fa, migliora sempre più velocemente perché accede dei contenuti qualificati, no? Perché se uno fa una ricerca di panda o automobile non li trova più gli orsi panda, no? Perché a fianco al panda automobile c'è cioè la panda, c'è cioè scritto automobile, quindi andrà a cercare i contenuti. Poi chi era prima? Angela, che diceva che addirittura Google
si adatta al profilo delle persone. Poi vediamo un profilo. Quindi i contenuti su internet vengono messi sempre più legati al loro significato, cioè ci sono dei linguaggi per scrivere i contenuti e descriverli. I contenuti diventano autoconsistenti. Quindi il web semantico è l'insieme dei linguaggi, delle tecnologie per trattare questa tipologia di contenuti. Allora, web 3.0 è tutto questo, cioè è una grossa evoluzione del web. Allora, prima parlavo, ci sono le categorie, no? Un nativo digitale è uno nato, una persona nata dopo il 95 che non ha nessun problema con tantissime tecnologie. Sono i ragazzini che prendono in mano l'iPad, l'iPhone, il computer e navigano a istinto, no? Io sono, diciamo, un'immigrata digitale quasi residente, no? Poi ci sono i nativi digitali che sono quelli che non vogliono entrare in questo mondo. Però anche i nativi digitali sarebbe bene che guardassero, facessero attenzione a che cosa scrivono su internet, perché a fianco del web semantico si sta sviluppando una forte capacità di strumenti che riescono a capire il significato dei contenuti. D'accordo? Quindi i contenuti che scrivono le persone, adesso vediamo proprio degli esempi, cioè oltre il web semantico vuol dire introdurre contenuti autoconsistenti, però se io introduco un contenuto a testo libero, no? Prendo e scrivo qualcosa su Twitter senza hashtag, perché l'hashtag è già una qualificazione del contenuto, sto parlando di quella cosa, no? Quindi senza hashtag ci sono dei software che sono in grado di capire se io sono contenta oppure no, se parlo positivamente di qualche cosa oppure no, e di che cosa sto parlando. A livello di programma, non so, una persona, non so se mi sono spiegata, cioè a livello di un programma software che gira su un computer. Allora, quindi inserire i propri dati su un social network diventa un'operazione, poi vabbè, ci saranno tutte le implicazioni legate alla privacy, di cui parlerà più breve, però è un'operazione a cui bisogna stare attenti, no? Perché si rischia di introdurre dei dati che vengono comunque interpretati e che fanno scoprire quello che è il nostro profilo nel bene e nel male. Allora, come vengono interpretati questi dati? Allora, sia in modo puntuale, cioè adesso vedremo, Google ha un'idea precisa di chi sono io, anche se dice che sono più giovane, cioè circa 45 anni, e questo non è male, però ha un'idea precisa di chi sono io, che sono una donna con circa 45 anni e quello che mi piace. Probabilmente quello che è pubblicato sul mio profilo ADS, Advertising di Google, non è manco tutto quello che sa veramente. Perché se io vado su siti diversi, ho visto che mi propongono tutte queste grandi scarpe, quindi non so perché. No, questo è il punto. Comunque, il testo che io ho utilizzato per fare del profiling, e poi i miei profili vengono condivisi, vengono venduti. No? I miei profili su social network. Per cui, cioè i miei dati vengono esaminati in modo puntuale, oppure ed anche i miei dati vengono aggregati, no?
faccio come nato, no? Perché è fatto da Google, quindi non c'è nessuna garanzia che di non essere spiato. Thank you.